Salve a tutti ragazzi, sono l'SPCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale. E oggi siamo finalmente su Earth of Iron 4 ed inizieremo una nuova campagna. Ragazzi, spero che non sia così, ma il video potrebbe andare un po' a scatti. Questo è perché sto usando un nuovo programma per registrare, ovvero OBS Studio, che mi ha causato molti problemi e dietro al quale sono stato varie ore per cercare di settarlo, molto spesso senza successo. Speriamo che stavolta vada. Prima di iniziare però vi inviterei a mettere qua sotto un bel mi piace per sostenere la campagna e a iscrivervi sul gruppo ufficiale di Steam della Legio PCM, ovvero di questo canale, per seguire le varie notizie inerenti al canale. Ok, ma iniziamo. Bando alle ciance, ragazzi. Andiamo su single player, facciamo new game e direi che scegliamo 1 gennaio del 1936. Riguardo alla fazione ne abbiamo già parlato, andiamo su Other Countries e selezioniamo uno. Come potete vedere la mappa del mondo è molto bella. Spero che non siano otto a scatti, ragazzi. Incrocio veramente tante di quelle dita che non avete idea, anche quelle dei piedi. E selezioniamo quindi la fazione che avete votato, ovvero la Turchia. Come potete vedere facciamo parte del partito questo qua, Cumhuriyet Halk Partisi, e siamo un partito neutralista al momento. Quindi mettiamo difficoltà regolare, Iron Man non la faccio perché in caso di problemi col salvataggio sarebbero casini e direi che partiamo subito. Eccoci qua ragazzi, parto dicendo che mi avete riempito di consigli e cercherò di fare bene o male quello che mi avete detto, anche se alcune cose ormai mi sfuggono. Cominciamo a vedere un po' come siamo messi. Allora, questa è la Turchia, questo è il nostro capo di stato, Mustafa Kemal Atatürk. Mamma mia che nome. Ok, possiamo iniziare selezionando un focus nazionale. Io scelgo sempre di solito l'industrial effort per iniziare, che ci dà un bel bonus, oppure il political. Anzi, direi di partire col political per cambiare il nostro partito. Ok, e l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo messo il political effort, poi abbiamo. Cominciamo a vedere l'esercito come è messo. Abbiamo 21 divisioni di fanteria, 3 di cavalleria e 3 di montanari. Divisioni di montagna. Ok, buono. Cominciamo a riunirle nei vari eserciti. Anzi, prima guardiamo anche le altre. Abbiamo 2 flotte, abbiamo 5 sottomarini, 6 destroyer, 2 piccoli incrociatori e una corazzata. Fantastico, non è male come flotta, devo dire. È da migliorare, però non è male. Mentre con gli aerei come siamo messi? Maluccio, abbiamo 16 aerei di supporto aereo ravvicinato e 45 fighter. Questi fighter, già a vedere dall'immagine, sono della prima guerra mondiale, quindi saranno da rimodernizzare. Però cominciamo a riunire le nostre truppe in un'unica armata. Ok. E scegliamo un comandante. Vediamo quante truppe possono tenere. Possono tenere 24, quindi ce ne serviranno due. Questo movimento nel deserto, questo reconnaissance che non so bene cosa sia, cosa serve. Fare qualcosa di inaspettato in combattimento ci può dare un grande vantaggio, oppure questo qua è per le colline. Dato che la mia prima operazione vorrebbe essere di qua, ovvero verso la Grecia, potrebbe anche andare bene, verso Grecia e Bulgaria, quindi sì, può andare bene. Scegliamo il secondo, quello, non quello del deserto, quello delle colline. Questo qui. Ok, no, non lo voglio promuovere. Eccolo qua. E gli togliamo 3 battaglioni. Direi che togliamo quelli di montagna. Ok. Chiediamo a un altro generale ra randomico, direi. No. Dove sono quelli di montagna? Quelli di montagna, cazzo, sono sparsi in giro. Allora li seleziono da qua. I 3 di montagna, 3 di montagna. Riuniamoli per tipo. Eccoli qua. E one. E non ce lo fa fare, va a fan bagno. Ok, allora facciamo uno alla volta. Uno, due. E no, perché me li sta facendo in vari eserciti. Ma porca miseria, ragazzi. Questo qua lo uniamo a questo. E questa qua la uniamo a questo. Ok. Adesso l'abbiamo fatto e gli diamo come comandante, gliene diamo una a caso. Gli diamo questo qui, dai. Va bene.
Ok, poi cominciamo a dare degli ordini alle nostre truppe. Direi che il primo ordine potrebbe di fare una front line, una linea del fronte. E direi che la facciamo qui. Perché non me la fa fare sotto il confine? Ok, una. E uno, due. Ok, ce lo dovrebbe aver fatto. Mentre queste qua le andiamo a posizionare qui. Ok, anche queste qua gli facciamo la front line e le mettiamo direttamente qua. Si dovrebbero spostare loro adesso automaticamente. Poi cominciamo a fare la ricerca. Ricerca si parte sempre da quella industriale. Quindi facciamo i Basic Machine Tools che ci dà più 5% di Production Efficiency Cap. Ah, ragazzi, sottoscrivo che questo non è un tutorial, quindi non sto bene a spiegare tutto quello che faccio. Qualcosa lo spiego, ma non proprio tutto. Quindi cominciamo a fare questo. Poi prendiamo anche Construction 1 che ci aumenta la velocità di costruzione del 10%. E infine prendiamo, che ci potrebbe essere utile, questo qua che ci diminuisce il tempo di ricerca. Va bene. E quindi facciamo, come potete ben vedere, tre ricerche civili. Poi abbiamo delle Civilian Factory libere e le utilizziamo per costruire altre Civilian Factory. Che facciamo qua da Ifon. E in questi altri due territori qua all'interno, anzi, in questi qua all'interno. Vediamo quanto ci vuole. Mamma mia, ci vuole quasi un anno. Ragazzi, è un tempo veramente esteso. Avrei sperato che non ci mettevano così tanto, però era anche scontato. E fabbriche militari, quante ne abbiamo? Ne abbiamo ben due. Wow! No, quattro ne abbiamo. Proprio c'è da abbondare qua. I fighter ci servono questi qua interwar? No, non li produciamo perché tanto non ci servono tantissimo. Quindi piuttosto facciamo solo infantry equipment, che questo serve sempre in grandi quantità. Mentre per il dockyard ci mettiamo a fare dei sottomarini che possiamo fare questi qua, di classe 1. Ok, come potete vedere ci servono anche delle risorse. Che risorse ci servono? Ci serve il petrolio. Caspita ragazzi, non abbiamo il petrolio, siamo in Turchia e non abbiamo il petrolio. E il petrolio lo andiamo a chiedere all'Iran. Ok. Il nostro numero di factories è diminuito, non abbiamo divisioni in reclutamento, ok. Il reinforcement dovrebbe essere sanato grazie alla produzione aumentata qua. E poi potremo fare qualcos'altro. Ok, direi che cominciamo però a far passare un po' di tempo, sennò qua non cambia niente. Quindi facciamo passare un po' di tempo, vediamo se accettano il patto. Ok, l'Iran ha accettato il patto, fantastico. Allora, cominciamo a vedere un po' cosa possiamo fare, ragazzi. Allora, io pensavo come prima operazione di invadere Bulgaria e Grecia, per poi magari muoverci verso l'Iran. Però quella già sarebbe una mossa secondaria, in quanto attaccando l'Iran saremmo al confine con la British Raj. Ovvero con un protettorato inglese. E è pericoloso comunque aprirci un altro fronte in quella zona, considerando che ci sono comunque qua Francia e Inghilterra. Piuttosto quindi magari conquisteremo l'Iraq, che comunque dovrebbe avere delle risorse discrete. Ecco, infatti, l'Iraq comunque dispone di petrolio, non tanto quanto l'Iran, però dispone di petrolio. E poi, ragazzi, il mio piano sarebbe quello di unirci all'asse, e quindi non sarebbe davvero per niente male riuscire a. Riuscire a, come posso dire, a entrare nell'asse e quindi invadere la Unione Sovietica e occupare Baku qua. Così come le grandi riserve di petrolio sovietiche. Quindi occupare le riserve petrolifere sovietiche del Caucaso. Sarebbe una mossa, penso, molto utile. Ok, ragazzi, siamo al 21 febbraio del 36. Non è ancora finito il nostro political effort qua. Quindi il nostro. Com'è che si chiamano, ragazzi? Il nostro focus non è ancora terminato. Ci vorranno ancora 15 giorni, 2 settimane. Però io ho cambiato idea, ovvero prima di invadere la Grecia sarebbe buono invadere la Bulgaria, così riusciremo a invadere la Grecia da più punti. E proprio per questa ragione che ho deciso di annullare gli ordini che ho dato ai nostri uomini qua e posizionarli tutti sul fronte come cavolo si chiama? Sul fronte bulgaro. Peccato che non me li mette lungo tutta la linea. Aspettate, vediamo un po'. Right click defending line along this border. Ok. Click my.
Va bene, ok, l'ho fatto. Sono riuscito a farlo e lo facciamo fare anche a questo qua. Olè. Ok, e li ho riposizionati. Dai, finisce o no il nostro political effort qua? Ah, tra l'altro, ragazzi, ho riunito tutta la nostra flotta qua a Istanbul. E la produzione non l'ho neanche cambiata. Cioè, nel senso, non ho detto dove devono fare le navi. Forse sarebbe stata una cosa astuto farla. La facciamo fare sempre a Istanbul. Ok. Tra l'altro, ragazzi, come potete vedere, abbiamo bisogno di veramente tanti fucili di reinforcement. Per i rinforzi, per l'aggiornamento. No, non per l'aggiornamento. Per migliorare un po' il tutto. È avvenuta la remilitarizzazione della Renania. La Germania sta agendo. E noi abbiamo fatto il nostro political effort. Come prima cosa, direi che andiamo a farne un altro. E potremmo fare. Potremmo o cominciare con questo, che ci diminuisce il supporto alla democrazia. Democrazia che, tra l'altro, da noi non è chissà quanto supportata. Noi siamo più che altro non aligned. Quindi no, aspettiamo. Facciamo prima l'industrial effort. Ok, cominciamo a farne uno. E mettiamo anche un political advisor. Ci prendiamo un demagogo fascista che ci aumenterà il supporto al fascismo. Ce lo aumenterà dello 0,1 al giorno e diminuirà all'aumentare del supporto che riceveranno i fascisti. Ok, e allora, a che ci serve? Alle giovani generazioni? Oppure agli alti gerarchi. In realtà tutte e due. Però proviamo a farlo con gli alti gerarchi. Trattato di Addis Abeba. L'Italia ha conquistato l'Etiopia. Grandissimi, grandissimi. L'Italia sarà uno dei nostri alleati fondamentali per la campagna d'Africa. Quindi sono contento dei suoi successi. Però la conquista dell'Etiopia, voglio dire, era anche abbastanza scontata. Cioè, se non la conquistavano, andavo di persona a prenderli a calci in culo. Tra l'altro, ragazzi, mentre aspettiamo che ci fa il nuovo focus, andiamo un po' a guardare tutte le impostazioni. Allora, abbiamo 55% di National Unity, che è quanto lotteranno le nostre truppe prima di arrendersi, e non è tantissimo, è veramente bassina come National Unity. Poi abbiamo un manpower, ovvero un numero di uomini che si arruolerebbero di 125.000 volontari. Non è per niente tanto, pensavo che ne avessimo molti di più. Cioè, considerate che il nostro esercito è composto da quanti? 228.000 uomini, cioè non sono niente per la seconda guerra mondiale, non sono niente. Mentre il nostro apparato industriale consiste in 16 fabbriche, una navale, 4 militari e 11 civili. Andremo molto velocemente a cambiare queste cose. Infatti, in periodo di guerra aumenteranno naturalmente quelle militari per la produzione d'armi. Ma prima che scoppi la guerra, ovvero fino al 1939 o anche oltre, dipende da quando ci uniremo noi alla guerra, noi andremo a fare anche quelle civili. Tra l'altro dovremo cambiare qua un po' le leggi. Infatti, come potete vedere, qua abbiamo la civilian economy. E appena noi avremo un partito fascista, potremo fare la prima mobilizzazione. Infatti, la civilian economy ci diminuisce il tempo di costruzione. Anzi, ci aumenta il tempo di costruzione di tutto. E questo è veramente dannoso. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo finito una ricerca. Abbiamo finito quella che ci diminuisce il tempo di ricerca. E potremmo farne un'altra. No, anzi, facciamo la radio che ci aumenta i rinforzi che riceviamo. Sì, perché no? Potremmo cominciare a farlo. 140 giorni. Sì, dai, va bene. Ok, cominciamo a fare questo. E abbiamo quasi finito anche il Basic Machine Tools. Non male davvero, non male davvero. E poi cominceremo a puntare anche un po' su quelle militari fra un po'. Tanto quelle più importanti sono, per esempio, che vorrei cominciare a fare, sono motorized, per cui dovremmo fare il focus che ci darà un bonus alla ricerca. E poi nel 38 potremo fare altre armi, ulteriori nel 39 e così via. Come potete vedere, infatti, tutto organizzato secondo una scaletta. Una scaletta molto utile, che ci fa vedere in che anno sono state scoperte queste cose, in che anno le dovremo scoprire. Se le scopriamo prima c'è un malus, se le scopriamo, vogliamo scoprire dopo, siamo avvantaggiati perché qualcuno le ha già scoperte, di sicuro. Ah, tra l'altro, ragazzi, dobbiamo fare il support equipment, che non ce l'abbiamo. Ai 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 ai. Ok, questa è una delle prime cose che andremo a cercare. Ah, poi dovremo cercare anche i carri armati, che al momento siamo fermi a quelli della Grande Guerra, che devo dire sono anche carini, però non sufficienti. Dovremmo
dovremo fare anche l'artiglieria. Queste sono le dottrine. Poi dovremo scegliere bene quale fare, perché ogni nazione deve scegliere attentamente in base alle sue possibilità. In questo caso noi penso che potremmo fare o la dottrina della guerra lampo, quella di massa non di sicuro perché non abbiamo i truppi, oppure la Grand Battle Plan Doctrine, che vi spiegherò successivamente a cosa serve. Tra l'altro non sto facendo passare il tempo perché sono un idiota, ma vabbè, sono cose che succedono, ragazzi. Ok ragazzi, mentre maciniamo un po' il tempo, vediamo di dare un piano di guerra a questo generale qua. Ok, gli diamo un piano di guerra offensivo, che è, allora, prima di tutto, fare una cosa del genere. E occupare questa parte. Poi, dopo essersi occupato di questa, avanzare ulteriormente fino a qui. Ok, avanzare così. E poi, infine, prendere Sofia. Ok, questo qua è il nostro piano di guerra, piano di battaglia. Ignoriamo la parte sud per prendere la parte nord. Ok, mentre ai montanari che missione gli diamo? Allora magari gli diciamo di prendere la parte sud. Gli facciamo fare una cosa tipo così. No, facciamogli fare semplicemente così, perché sennò magari non sono in grado di reggere chissà quanto. Ok, ci accontentiamo da parte loro di questa minima cosa. Tra l'altro, fra 6 giorni abbiamo finito il Basic Tool Machine e anche l'Industrial Effort, perlomeno il primo, che ci dà un bel bonus per la ricerca industriale. Forse sarebbe stato meglio farlo prima, però vabbè. Magari adesso ci diminuiranno comunque i giorni per fare queste ricerche. Ok, siamo riusciti. Fantastico. Quindi adesso mettiamo un altro focus industriale e lo facciamo sul Construction Effort, che ci aggiunge un Village Lock in questa provincia, ovvero la possibilità di costruire un'altra fabbrica in questa provincia, e ci dà sempre in quella provincia una fabbrica. Ok, cominciamo a farlo. Poi ricerca. Dai, 2 giorni, ci siamo quasi, ne manca uno. Faremo un'altra ricerca industriale, ragazzi. Adesso vi faccio vedere subito quale facciamo. Andiamo a fare questa qua, Concentrated Industry. Infatti per l'industria si possono scegliere 2 cose, ovvero l'industria concentrata e l'industria dispersa. L'industria dispersa è più consigliata per nazioni enormi quali la Russia, la Cina, nazioni comunque che hanno grandi spazi su cui poter costruire. Una nazione invece come la nostra, che è comunque abbastanza piccolina, fa preferibilmente l'industria concentrata, anche se c'è da dire che questa è più vulnerabile agli attacchi delle bombe. E non è per niente una cosa buona, però vabbè, non importa. Cominciamo a fare questa. Ok ragazzi, abbiamo disponibili 150 punti politici e li andiamo a spendere per prendere un altro advisor, direi. Lo andiamo a prendere sempre politico e prendiamo questo qua, Captain of Industry, capitano dell'industria, che ci aumenta la velocità di costruzione delle civilian factory, ovvero delle fabbriche civili, delle infrastrutture e delle raffinerie. Raffinerie che al momento non abbiamo e infrastrutture che al momento non costruiamo, però non importa, ci serve per le civilian factory. Infatti, se andiamo a vedere il tempo di costruzione, qua si è spostato dal 27 dicembre al 7 dicembre. Non è un risultato chissà quanto fenomenale, però comunque è un risultato decente di cui ci accontentiamo, direi. Ok ragazzi, abbiamo completato un'altra ricerca, abbiamo completato la ricerca della costruzione 1. Come potete vedere, infatti, costruiamo ancora più velocemente. 7 dicembre, 22 novembre. Oh, fantastico, queste sono cose soddisfacenti. Cosa facciamo adesso? Questo qua è per le risorse, quindi direi di no. Questo no, perché siamo avanti nel tempo. Potremmo fare di engineering questo, che diminuisce il research time sempre. O se no, andare a fare qualcosa qua sull'esercito. No. Però, direi di fare il Mechanical Computing, che ci diminuisce il tempo di ricerca, sì. Cominciamo a fare questo. Per la radio e l'industria concentrata mancano invece 40 giorni, e poi con quelle invece andremo a fare delle ricerche militari. Ok ragazzi, abbiamo finito un altro Construction Effort, finalmente. E direi che ne possiamo fare benissimo un altro, facciamo questo qua, che ci dà sempre un Building Slot nuovo e una nuova Civilian Factory. Ok, poi ragazzi, guardiamo un secondo nel ramo qua. Io direi di proseguire per questo, anche perché ci permetteranno di avere altri due slot di ricerca, e sono veramente importanti. Tra l'altro,
facendo questo qua, ovvero facendo il political effort del fascismo, dopo essere arrivati qui, potremo sbloccare un altro slot di ricerca tecnologica e quindi finiremo per averne 6. Noi al momento considerate che ne abbiamo 3 e sono veramente pochi per fare la ricerca. Molte nazioni partono avendone già 4 e quindi siamo comunque leggermente svantaggiati, ma dobbiamo considerare che comunque noi siamo al momento una potenza di seconda mano. Ma faremo in modo che la Turchia non resti più una potenza di seconda mano, ma che si guadagni il suo posto di fianco alle grandi potenze europee e mondiali. Iniziano i giochi delle Seste Olimpiadi. 49 differenti nazioni si riuniscono nel 1936 a Berlino per le Olimpiadi. Gli atleti tedeschi sono stati quelli con più successo, chissà perché, e hanno vinto 33 medaglie d'oro. Fantastico, gli americani per secondi prendendone 24. E i giochi si sono conclusi. Tra l'altro sono stati molto divertenti a quanto sentivo dire. E la faccia di Hitler, dopo che ha visto vari atleti neri vincere dei giochi, deve essere stata fenomenale da vedere. Ok, poi abbiamo finito un'altra ricerca. E adesso possiamo dedicarci a qualcosa che non sia industriale. Piuttosto che la Land Doctrine, io andrei qua per fare il Support Equipment. Vediamo se potevo fare qualcosa qua. No. Eh sì, questo qua sarebbe stato utile, però vabbè, non importa. Cominciamo a fare la ricerca per il support equipment che ci metterà 93 giorni. Ed è con l'inizio di questa ricerca militare, possiamo chiamarla per quanto sia solo di supporto, che concludo il video. Ragazzi, spero che non fosse troppo laggoso. Vi prego, ditemi di no nei commenti e spero che sia stato abbastanza interessante. Considerate comunque che adesso ci stiamo ancora adattando, siamo in fondo nel 17 agosto del 36, la guerra non è neanche ancora una lontana possibilità, siamo ancora molto lontani dal suo scoppio. 3 anni sono veramente lunghi in questo gioco e abbiamo ancora tantissime cose da fare. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e se così è stato, mettete qua sotto, mi raccomando, un bel mi piace, consigliate il canale ad amici condividendo il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Vabbè, a tutti ragazzi e ci vediamo nel prossimo episodio di questa campagna con la Turchia.